targhe di tutti i tipi e tutte le dimensioni. Con la targa americana circolate tutta la settimana. Quale vuoi comprare? Pari o disco? California, estera. Quindi che ti compri? La California? Estera, capitale giorno. Però mi devi dare gli estremi del tuo libretto, in modo che io li registri. Napoli G16-728. Napoli G16-728. Questa puoi circolare tutta la settimana, questa qui. La prossima probabilmente no, devi aspettare che leggi sui giornali se puoi circolare con la California. È chiaro? Quando costa? Devi aspettare questa cosa 5.000 lire. Quando ti fermano con la targa California, allora, che abbiamo registrato, significa che la procedura è andata bene, l'iter è passato, that's alright. That's alright. Ti fermo, dice, senti, lei perché la targa California? That's alright. E puoi andare tranquillo. Una targa americana è in questi giorni il sogno di molti automobilisti napoletani. Forse per questo, contrariamente ad ogni logica, c'è chi ha ritenuto verosimile la singolare bancarella che abbiamo inventato. L'essere privati a giorni alterni del proprio mezzo di trasporto ha disorientato a tal punto gli abitué delle quattro ruote, che non è mancato chi si è dimostrato pronto a credere quello che noi proponevamo, pur di aggirare il decreto prefettizio. Non c'è nessun problema, basta che si sceglie la targa, ci vuole questa qua di Ginevra. O la Roma, magari. Sì, vabbè, ma è una presa in giro, penso io. Perché? Scusi. Ecco, ma vede. Chi non lo chiede a chi lo sta comprando? Vabbè, lasciamo stare prodotto, questo. Mi perdoni. Vabbè, d'accordo. E lo vendo a 5.000 lire. Se il signore lo sta acquistando sì, a 5.000 lire. Ma sta acquistando in buona fede, però penso che anche... E in buona fede deve acquistare, perché è malafede? Io sto vendendo in buona fede. Io penso che sia una battuta questa qua, diciamo, i modi di vendere le targhe. Oppure ma lei l'ha comprata già? No, non la compro perché io non ho bisogno, diciamo. Io... Perché che macchina c'ha lei? Io ce l'ho una targata a Milano, vabbè, questa è un'altra. Vabbè, allora è lei che fai di ma mi faccio una cortesia, ma che discorso è questo? Se lei teneva la targa Napoli.